Ciao a tutti. Oggi vi voglio parlare delle eccezionali qualità del mio inchiostro Cecilio Ferrico Fireblade. Non so se vi ricordate quello splendido inchiostro che parte rosso e poi diventa grigio, scuro, nero, color antracite, però in alcune condizioni di supporto resta anche rosso. Ecco, ebbene, ho fatto alcuni tentativi, alcune prove, ho visto che sottoponendolo ad alcuni catalizzatori, questo inchiostro ha reagito in una maniera veramente splendida, cambiando, diciamo, colore, e virando su una tonalità molto bella, che è un color prugna molto difficile da riprodurre anche quando si fanno inchiostri di sintesi. In questo caso è tutto completamente naturale, assolutamente handmade. Adesso vi faccio vedere. Ne ho ottenuto, siccome è un po' difficile ottenerlo, ne ho proprio un piccolissimo quantitativo, ma i due inchiostri sono pressoché con la stessa matrice. Quindi questo è stato solo trattato con un catalizzatore, adesso lo vedrete, e ha questo splendido tono prugna. Quest'altro è il classico Fireblade classico, quel bellissimo rosso che poi vira al grigio o al rosso in alcuni casi. Allora partiamo con questo, diciamo, nuovo. Quindi userò i palettoni sec per fare una scrittura un po' più grande. Adesso vedrete che parte da un bel rosso per diventare poi in fretta uno splendido color prugna. Sì, anche la telecamera dà la giusta tonalità, pensavo non lo restituisse, ma insomma si vede abbastanza bene. È una corsiva gotica. Con palettoni sec. Vedete che splendido colore abbiamo. Adesso ve lo tiro qua, così potete fare la valutazione di come cambia quando è a pieno carico la punta e il palettone. Lo faccio un segno analogo a questo. E valutate voi il cambiamento che c'è, no? Proprio all'inizio è parte rosso e poi al viraggio abbastanza rapido, in pochi secondi, ha un bellissimo tono prugna. Ok, ma vi posso assicurare che davvero lo stesso inchiostro, che qua adesso vado a immergerlo qua, e avrete il solito contrasto rosso che poi diventa grigio. Ma vi posso assicurare che è assolutamente è lo stesso inchiostro. Potrebbe davvero sembrare tutto un altro inchiostro, ma vi posso assicurare che sono praticamente la stessa cosa, solo che uno appunto è stato a contatto con un catalizzatore e mi ha portato a questo risultato, secondo me,
veramente eccezionale, un tipo di colore veramente difficile da ottenere con qualsiasi tipo di inchiostro, però in questo caso anche questo è quasi assolutamente waterproof, questo sicuramente lo è ancora di più, questo a volte mi perde un pochissimo tono di colore, però è quasi diciamo a prova d'acqua. E con questo niente, ci tenevo a farlo vedere perché insomma il settore degli inchiostri handmade è sempre diciamo, riserva sempre delle bellissime sorprese, e questa è veramente una cosa, secondo me, molto bella e notevole, e non me l'aspettavo. È stato un piccolo regalo che l'inchiostro Fireblade mi ha fatto. Okay? E con questo vi saluto e vi ringrazio come sempre per l'attenzione. Grazie ancora a tutti.